stiamo andando verso Chasselton, che è una villa antica. Non biascicare, dillo bene. Ho detto bene. Chasselton, che è una villa antica del National Trust, in cui ci sono, c'è da vedere la villa e dei bellissimi giardini. National Trust ci ha visto giusto. Non mente mai. Comunque una cosa bisogna ammettere: la pace e la serenità dei posti scelti dal National Trust. Ma non sono scelti dai proprietari che hanno edificato queste case in questi posti. Eccola là. Chasselton House è una grande casa di campagna situata nella regione dei Cotswold, in Inghilterra. Costruita nel 1600, la casa apparteneva alla famiglia Jones, una famiglia di ricchi mercanti della lana, e fu ampliata nel corso del XVII secolo. Posti fantastici. La casa è famosa anche per la sua architettura e per gli interni originali, che sono rimasti pressoché intatti per oltre 400 anni. All'interno della casa si possono ammirare opere d'arte, arredi d'epoca, libri antichi e una vasta collezione di oggetti curiosi. Chasselton House fu costruita tra il 1607 e il 1612 da Walter Jones, un ricco mercante di lana che la utilizzò come residenza di campagna. La casa fu ampliata nel corso del XVII secolo da suo figlio, Sir Richard Jones, che divenne un importante politico dell'epoca e fu creato baronetto nel 1628. La famiglia Jones mantenne la proprietà di Chasselton House fino al 1781, quando la vendette alla famiglia Whitmore. Nel corso del XIX secolo la casa subì vari restauri e modifiche, ma gran parte degli interni originali rimasero intatti. E adesso andiamo al piano di sopra. Negli anni 50 la casa fu ereditata dalla coppia Alan e Barbara Clutton Brock, che nonostante le limitate finanze la restaurarono e vissero qui fino al 1990. Poi fu comprata dal National Trust e aperta al pubblico. Questi erano come dei proprietari terrieri, comunque di 300 anni, che lottavano per tenere la casa. Anna, è bella questa casa. Questa è una casa spettacolare, dove si sono fuse generazioni e generazioni. Sì, però non avevano soldi, per cui dovevano già dall'800 farla vedere alle persone per soldi. Thank you.
Il giardino di Chasteton House è noto per essere uno dei migliori esempi di giardino inglese del XVII secolo, con elementi di stile formale e informale. Il giardino è stato restaurato negli anni 90 e ha vinto diversi premi. Si tratta di un giardino formale, risalente al XVII secolo, progettato in stile giacobino, che si estende su una superficie di circa 2,5 acri. Il giardino presenta numerosi elementi architettonici e decorativi, fra cui una terrazza affacciata sulla campagna circostante, un labirinto di siepi, un frutteto, un roseto, un giardino all'italiana, un prato, una fontana con una statua in piombo del dio Pan. In Inghilterra il giardinaggio è una religione, non è un hobby, un passatempo, qualcosa così che si fa quando non si... È una religione con dei rigorosissimi criteri selettivi di piante, fiori, orto, qualcosa che solo qua. Qui tutti fanno gardening e tutti adorano la natura e i fiori. Il giardinaggio ha radici antiche, fin dal 1600 o anche prima c'era quest'arte di mettere i fiori in un certo modo, con certi colori, per rendere grazie alla natura. Bene, anche oggi abbiamo fatto la nostra visita al National Trust, sì, a una delle proprietà. E questa è una delle più belle case che abbiamo visto, sia per la sua storia molto travagliata, sia per come è stata tenuta e arredata, l'ha lasciata l'ultima proprietaria nel 1990. E i giardini? E i giardini molto belli, molto curati. E se volete sapere ancora di più dei nostri viaggi e delle nostre avventure, ecco, fate clic e subscribe. Sempre quelli, sempre quei due.